contro Villarreal, seconda giornata della Vamos a Madrid, serie a 2, entrambe a caccia dei primi punti dopo le rispettive sconfitte della prima giornata. Villarreal che parte forte, ci prova prima con Simone Cao, quindi con Davide Bullita, particolarmente sfortunato quest'ultimo, infatti il palo a dirgli di no da quest'altra parte. I tentativi di Porcedu e di Franceschi non fiaccano la retroguardia avversaria. Villarreal che torna a farsi vedere ancora con lo scatenato Davide Bullita, quindi con Simone Cao che sblocca il punteggio. Vantaggio meritato del Villarreal, dura però pochissimo perché da quest'altra parte la sbandata difensiva biancorossa regala il pareggio a Nicola Cuboni. Botta e risposta velocissimo, nuovo vantaggio del Villarreal direttamente sul calcio di punizione. Simone Cao riporta la formazione ospite in vantaggio, ci prova Cinu su punizione, Palmas in qualche modo a dirgli di no, quindi ancora Simone Cao che cede il pallone per Bullita. Palmas assoluto protagonista di questa prima frazione. Dall'altra parte un po' a sorpresa Davide Pin per il gol del 2-2, ancora lui a provarci prima del duplice fischio andando a impegnare e severamente Alessio Piga. 2-2 al termine di un primo tempo piuttosto divertente con le immagini. Possiamo ora passare ai secondi 25 minuti che si aprono con l'occasione per la formazione padrona di casa e soprattutto con la risposta di Alessio Piga al destro, a botta sicura da parte di Cuboni, così come a botta sicura il mancino da quest'altra parte di Simone Cao per il 3-2 del Villarreal e l'immediata risposta di Nicola Cuboni. 3-3, partita bellissima al fiore verderame di Cagliari, ci prova Cao col mancino dalla distanza. Davide Palmas a dirgli no, ancora il numero 5 che libera lo spazio per Thomas Pintus che col destro la manda in porta. 4-3 per la formazione biancorossa e il gol partita. Villarreal batte patologie regresse 4-3 e guarda alle prossime partite con maggior ottimismo.